Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi di nuovo trattiamo un nuovo distributore gratuito. Perché da quando ho pubblicato sia il tutorial di RootNote, che se non avete visto, distributore gratuito molto interessante, di cui ho fatto anche la recensione, vi lascio i video da qualche parte su in cima nelle note, tutti mi hanno scritto, cioè no, tutti, un paio di persone si sono. Mi hanno segnalato questo distributore gratuito e mi hanno chiesto fai un video, ma l'hanno scritto su più video e quindi poi mi ci hanno fatto soffermare, sono andato un po' sul sito, all'inizio non lo volevo fare, poi però, cari ragazzi, ho visto che questo distributore, di cui non conoscevo proprio l'esistenza, ma appunto, ripeto, me l'hanno segnalato nei commenti su YouTube. La cosa interessante è che, come al solito, c'è come spesso accade nei distributori digitali gratuiti, c'è una versione gratis ed una versione a pagamento. Ovviamente nella versione a pagamento c'è lo 0% di commissioni, è più veloce, però costa 5 dollari al mese, che mi sembra un po' troppo. Nella versione free invece trattiene il 15% di commissioni, il resto lo gira a noi, paga mensilmente, c'è TikTok e quello che mi ha colpito è Vevo Channel e Uploads. E però vedete c'è l'asterisco e qui sotto appunto si scopre che pagando soltanto 5 dollari, ok? Pagando soltanto 5 dollari si può avere la funzione appunto di essere anche su Vevo. Ci sono appunto delle piattaforme che appunto permettono di essere su Vevo, questo canale, diciamo, Vevo Channel, l'avrete visto, no? Ci sono i video dei big, e con 5 dollari soltanto si può attivare. Quindi questa cosa è interessante, non l'avevo vista in nessun altro distributore, quindi ho detto va bene, facciamo questo video adesso. Andremo a depositare insieme, facciamo questo tutorial. Andremo a depositare insieme un EP del mio progetto parallelo. Perché proprio, guarda, quando il destino, Love Yourself First, per chi mi segue da più tempo lo sa che io prima del mio primo disco ho fatto questo. Sono uscito con questo progetto, lo trovate anche su Spotify. Avevo fatto praticamente due EP e poi avevo poi raccolto tutto in un disco alla fine, due EP con 8 tracce, molte delle quali registrate da solo nella cameretta. Invece, per alcune mi sono affiancato ad un mio amico, Gianluca Di Vincenzo, un ragazzo in gamba che ne approfitto per salutare. Non so se guarda i miei video, adesso è ad Amsterdam, è un genio dell'informatica. Però ecco, lui aveva anche un piccolo studio in casa e abbiamo fatto qualche pezzo. Vabbè. E praticamente con questo EP nella cameretta poi uscirono tante recensioni. Era come se mi stessi promuovendo il mio primo disco ancora prima di farlo uscire, cioè stavo promuovendo il brand Michele Malaglino e facendo un po' di concerti e anche un tour. È stato fighissimo, è stato molto figo. E nell'occasione della, diciamo, di una compilation, mi sa, ho depositato, ecco, qui siamo sul Bandcamp, questa, diciamo, la discografia del mio progetto parallelo. E adesso andremo a depositare, visto che questo già c'è su Spotify, l'ho messo, adesso carichiamo questo, Un cane ed un giardino con una casa Ghost EP, che su Bandcamp, loveyourselffirst.bandcamp.com, lo trovate anche in free download, vedete, scarica gratis l'EP. Comunque noi adesso andremo a mettere questo scarno EP chitarra e voce su Spotify e tutti gli altri distributori, provando il distributore 9core.com. Quindi sono sulla home page, facciamo tutto insieme, partiamo, facciamo il piano gratuito, non si vede niente, questo non lo voglio. Andiamo avanti. Stanno creando, vedete, un account. Ok, ci siamo ragazzi. Come facciamo mai? Scegliamo il free. Scegliamo il free. Ah, vabbè, eh no, questo non ce l'ha. Ci metterà un po' più di tempo, ma non. Scegliamo il free. Che so che vi piace tanto il free. So che vi piace tanto la parola free. Allora, eccoci.
Allora, c'è distribuzione, qui billing, vedete? Payout, vediamo com'è il payout. Payout, metodo, veramente fastidioso qua. Questo cerchietto, facciamolo più piccolo. Oh, sono rimpicciolito, ma almeno. Guardate quanto è carina la mia faccina. Ok. Non abbiamo report. Vabbè, forse quando richiedi il payout, PayPal, ok. Molto semplicemente. Possiamo quindi prendere i soldi, gli eventuali royalties nella sezione payout e poi cliccando su richiedi il payout e poi possiamo impostare o PayPal oppure la banca oppure select your pay method. Va bene, molto interessante. Per quanto riguarda invece Vevo. Si può attivare da qui con 5 dollari. Ok, quindi se vi interessa. Beh, alla fine l'interfaccia non mi sta dispiacendo. Beh, andiamo a distribuire, a creare una release, così ci rendiamo conto. Allora, ragazzi, lo sto facendo insieme con voi, quindi se c'è qualche intoppo, capite bene che. Allora, di quante tracce è composto? 5 tracce. Allora, il titolo è questo. Chiamiamolo così. La copertina è veramente imbarazzante, fatta con Paint. Allora, track version non ci interessa, il linguaggio è italiano. Italiano. Michele Maraglino. No, scusatemi. Love yourself. First. La release data, ragazzi, era l'1 febbraio del 2012 perché era uscito in concomitanza con. Quindi, però, a questo punto, in questa parte, ragazzi, voi potete scegliere la data se deve ancora uscire. Ovviamente il consiglio è fate le cose in anticipo, che è un consiglio che vale sempre con qualsiasi distributore. Un mese prima vi mettete qui posso scriverlo. Un mese prima vi mettete, così con calma evitate di. Mannaggia. Evitate di avere problemi, ecco, se fate le cose con margine, avete margine di tempo, potete intervenire sugli eventuali problemi. Ok, 1 febbraio del 2012. La delivery che non può essere garantita in questa data uscirà. Ah, già qua ti dice che uscirà fra 20 giorni, vedete, il 24 luglio, la prima data disponibile, credo. Label name, no, mettiamo la fame dischi all'epoca. Il genere, lo-fi, dimmi che ce l'hai, non hai il lo-fi, sei proprio. Lo fai, un genere è andato in voga per tanto tempo. L'indie, non hai neanche l'indie. Spoken word, no? Neanche songwriter, non hai niente, siamo alternativo. E andiamo avanti. Copertina, a questo punto usiamo questa. Oh, questa gli va bene. Sono un po'. Ok, questa gli va bene. Prossima pagina. Ora passiamo alle tracce. Allora, titolo delle tracce, io non mi ricordo nulla di tutto questo. Prima traccia, un cane d'un giardino con una casa. Allora, facciamo così, se no non ne usciamo vivi. Vediamo se mi fa copiare. Sì, vai così. Artista, love yourself first. Vuoi tutte queste informazioni? Fai tutto Michele Maraglino. Che cosa ho fatto? No. Togli sta cosa. Non c'è nessun additional artista. È troppo bianco sto sito, ragazzi. Vi ciecate. Poi c'ho sto microfono. Sto veramente scomodo. Produttore, Michele
Maraglino, si vede che non avevo voglia di fare questo video solo perché me l'avete chiesto. Maraglino. Quindi iscrivetevi al canale, sostenete la mia attività. Lyrics sono sempre io, sempre italiano. Viva l'Italia, ragazzi! Paese bellissimo. Dove sì, c'è tanta bella musica da scoprire. Ok, quindi queste sono le informazioni che ci chiede. Non c'è un addiction all'artista. Non so da dove è uscito questa cosa. Oh, togliamola. Seconda traccia, mamma mia, era meglio quando dovevo fare la prova con un singolo. Perché non memorizza? Vabbè. Sempre io, ragazzi, Michele Maraglino, Michele Maraglino, composer Michele Maraglino, lyrics name Michele Maraglino, Italy. No, metti la I e poi fai Italy. Metti la I, poi fai Italy. Ok, linguaggio Italy. Italian. Next track. Andiamo alla 3. Come posso? Questa la scrivo a mano. Come posso? Ci sto credendo. Tutto minuscolo perché era un progetto indie, non è esplicito, sempre Michele Maraglino. Allora, Michele Maraglino, Michele Maraglino, e poi vai di Italia. Italy, Italia. Prossima traccia, la 4. Io vedo gente che cammina, questo. Se qui è molto interessante, ragazzi, ve lo consiglio, andatevelo a sentire. Love yourself first. Vedremo se, se non sbaglierà, diciamo, se metterà tutto nell'account già esistente e non sbaglierà, che poi è uno dei problemi, no, che più ci attanaglia quando il distributore ci sbaglia. Ho fatto un video anche, no? Se finiamo nello Spotify sbagliato, che cosa fare? Magari ve lo faccio comparire. Prossima traccia è l'ultima, spero. Ok, correre. Però ecco, qua mi sta solo facendo compilare, ora che ci penso. Non mi sta facendo caricare i file. Allora, sempre io. Scusate, qua ho sbagliato perché questo l'artista è sempre Love Yourself First. Ok. Love Yourself First. Ok. Producer Michele. Mio. La cosa interessante è che già ci ha detto che uscirà il, se voi selezionate una data precedente. Ti dice appunto che ti dice che uscirà, però ti dice la data esatta, quindi anche quando scegliete una data, questa cosa è interessante. Scegliete una data e lui ti dice effettivamente se è disponibile. Quindi no, vale sempre il discorso di. Eccoci qua. Vale sempre il discorso di fare le cose con largo anticipo. Vuole l'MP3, per fortuna perché ho solo quello. Qui possiamo anche una parola fine, come posso? Io vedo gente che cammina a correre. Adesso mettiamo gli MP3. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Santa fibra che sei nei cieli e ci fa fare, diciamo, tutto abbastanza. Aia, mamma mia! E beh, sì, ho esagerato. Facciamo. Ho parlato troppo presto. Facciamone una alla. Che vuole? Chiudi, chiudi, chiudi e chiudi. Rifacciamo. Partito male tutto questo. Facciamone una alla volta. Ti prego, illuminati di
verde. Prendiamo il fantastico convertitore, no, convertitore online MP3. Onlineaudioconverter.com, prendiamo i file, questi qua che non me li ha accettati. Ecco, questa magari ve la lascio come cosa, perché se avete un problema di questo tipo, questa soluzione può essere utile. Converti, ragazzi, bisogna trovare soluzioni in tempo reale. Scarichiamo questi file e riproviamoci. Vediamo se questo, diciamo, sul desktop, se questi gli piacciono. Qual era? Una parola fine, ce l'hai? Una parola fine? E magicamente, io non so perché, ragazzi, anche quando si fa quando si carica su Soundriff, tu lo converti il coso e poi non te l'accetta. Poi lo fai con questo. Però ecco, aspettiamo a cantare vittoria. Aspettiamo sempre. No, questa cosa non mi piace, ragazzi. Ah no, forse ho selezionato quello. Ho selezionato quello della cartella. Vedete? E quindi qualsiasi problema avete, non so perché, utilizzate quel convertitore online. Questo qual è? Io vedo gente che cammina. Siamo sul desktop. Ok, e poi correre. Ok, prossima pagina. Non contiene sample of, non contiene l'album dei campioni pubblici, quindi andiamo avanti. Qua se volete attivare il content id, meglio li attivare. Allora, confermiamo. Sì, andiamo avanti. No, non so cosa vuole. Non sono registrato con una pro. Questi sono gli. Ah, questi li possiamo tutti attivare. Attiviamo tutti gli store. Vediamo un po' dove ci mette. E facciamo le nostre considerazioni. Allora, Facebook, Instagram, Audio Library c'è. Poi su Angami, su Akaso, iHeartRadio, vediamo, c'è Deezer, 7 Digital, Mixcloud, Pandora, vediamo, c'è Spotify, c'è TikTok. YouTube non c'è, non c'è YouTube. SoundCloud, c'è pure SoundCloud. Va bene, andiamo avanti. Cos'è che manca? Non c'è Amazon. Quindi non sono. Diciamo che Rootnote era più completo, ecco. Se vi dovessi consigliare, secondo me è meglio Rootnote. Vi lascio i video sia al tutorial di Rootnote che alla recensione. Questa roba qui non mi piace, veramente molto limitante. Andiamo avanti. Attiviamo tutto, store, attiviamo tutto e creiamo la release. Ma io che fine ho fatto? Sono scomparso. Quindi, che problema avete? Please don't spam the submit. Togliamo tutto.
Ah, qua dice automaticamente ne... Sì, questo lasciatelo. Cioè che in automatico se inizieranno a servire, a distribuire su nuovi di distributori, che in questo momento non ci sono, ma in futuro prenderanno accordi su altre piattaforme, questa release verrà aggiunta in automatico. Che vuol dire non spam? Non è che... No, ma... Ah, stavo cliccando... Aspetta però. Ho fatto un errore. Porca miseria. Stato sbagliato. Ho fatto un errore. Ho disattivato tutti gli store. Perché mi sono confuso col verde e col rosso. Ho fatto un errore, ragazzi. Comunque, quindi quando arrivate lì, non posso. Dashboard, non posso. Distribuzione. Maledizione. Dove l'ho distribuito? Da nessuna parte. Perché non si capisce, non c'era una spada temporale. Va bene, ragazzi, quindi quando arrivate lì, quando c'è il bollino rosso vuol dire che è attivato, cioè che tu puoi deselezionarlo. In realtà in automatico lui ha attivato tutto. E poi cliccate su Crea Release e aspettate che fa questa cosa. Allora, considerazioni finali. Non è male, non è il massimo, non è il massimo, però se lo volete usare. Allora, la cosa positiva è che ti dice la data esatta in cui uscirà. Non è male, sì, è intuitivo, ma non troppo, vabbè, però. Adesso abbiamo capito come si usa, quindi spero che se lo utilizzate questo tutorial vi può essere utile. E la cosa brutta è che ha poche piattaforme. Quindi non mi sento di consigliarlo. A questo punto utilizziamo Rootnote, che ha tutte le piattaforme ed è gratuito. Alla fine ci mette lo stesso tempo. Questo ha detto che esce oggi è 4 luglio, uscirà il 24, sempre 3 settimane ci mette. Queste le mie considerazioni finali. Spero che questo tutorial vi sia utile. Penso che non entrerò mai più in questo store. Se questo video vi è stato utile, volete restare aggiornati sulle piattaforme e su tutte le tematiche che riguardano la musica, l'autopromozione e l'autopubblicazione, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così restate aggiornati. Vi arriva la notifica, la mail quando c'è un nuovo video. Per il resto noi ci vediamo al prossimo video. Ditemi nei commenti se l'avete mai usato, se dopo questo tutorial un po' fallimentare, se questo tutorial fallimentare, forse lo chiamo così il video, vi ha stuzzicato. Diciamo che non è male, appunto, però ecco, ha pochi store, non ha tutti gli store. Boh, decidete voi, io penso che non entrerò mai più in questo distributore. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!